Ciao ragazze, ciao a tutti, oggi vi farò vedere una pettinatura molto semplice, però molto carina d'effetto, secondo me, che potete realizzare davvero per moltissime occasioni, sia di sera che di giorno è perfetta. È una pettinatura che, come vedrete, potete benissimo realizzare in pochi minuti a casa e con poco corrente. Quello che vi servirà è una spazzola, un pettine, un fissante, due elastici per capelli, possibilmente che si avvicinino al colore dei vostri capelli, e un elastichino più piccolo. Inizio a spazzolare i capelli. Adesso applico il fissante e successivamente vado a spargerlo bene con un pettine. Ok, a questo punto vado a portare i capelli tutti da un lato e vado a pettinarli. Ok, dopo aver pettinato i capelli, vado a raccoglierli tutti in una coda laterale. Ok, arrivato a questo punto vado a prendere una ciocca di capelli, abbastanza sottile, non molto grossa. Va benissimo di queste dimensioni. La divido in tre parti e inizio a fare una tracciolina. Ok, una volta fatta la tracciolina vado a chiuderla con un elastichino. Ok, adesso vado a prendere la restante parte di coda e la divido in tre ciocche. E vado ad inserire in una di queste ciocche la treccia che ho fatto in precedenza. Adesso inizio ad intrecciare normalmente, facendo attenzione appunto a far emergere quando intrecciate la tracciolina fatta in precedenza, in modo che si veda. Ok, una volta fatto questo, vado a chiudere la treccia ottenuta con un elastico. Ok, questo è il risultato finale. Vedete appunto che la treccia compare e crea questo effetto molto carino, secondo me. E niente, spero che il risultato vi sia piaciuto. Vi mando un grossissimo bacio e buona conciatura a tutte. Ciao!